In questo video andiamo a vedere come realizzare uno jabot per una camicetta. Vediamo come realizzare questo particolare drappeggio. Ti faccio vedere il disegno perché ha molta importanza seguire il drappeggio che noi vediamo nel disegno, anche perché lo jabot si può fare e con due o tre tecniche diverse, attraverso dei calcoli e attraverso il metodo che ti farò vedere ora. Quindi partiamo dal corpino base, che sarà in questo caso mi aiuterà a spiegarti come realizzare lo jabot. Naturalmente la tua camicetta non sarà così aderente, se vorrai fare uno jabot sarà un pochino meno aderente e sarà anche più lunga. Questo è il modello che ricaveremo per fare il nostro jabot. In questo modo io te lo faccio vedere in una parte sola. Naturalmente quando lo disegnerai e lo appoggerai poi sopra al tessuto, lo farai doppio in modo da avere anche l'altra parte del davanti. Potrai farlo lungo quanto vorrai, io mi sono fermata qui, però puoi farlo più lungo, e questo metodo lo puoi utilizzare anche per fare un drappeggio in una gonna. Vediamo come si ricava questo cartamodello. Avrei bisogno di una squadra e una matita. Allora, io qui l'avevo già tracciato con la matita e adesso te lo faccio vedere con la penna. Io traccio una forma geometrica, cioè una specie di triangolo che prende tutta la parte che voglio coprire con il mio jabot. Questa è la scollatura che ho ripreso del mio corpino. Questa è la linea del centro davanti che ho ripreso del mio corpino. Questa è la linea dove andrà più o meno a finire il mio jabot. Vediamo adesso come fare le altre linee. Prendo il mio disegno perché ti faccio vedere questa linea. Decidiamo dove la vogliamo far finire. Quindi il mio primo drappeggio finirà in questo punto. Decido a che punto voglio fare la mia prima balza, diciamo così, e una volta deciso vado a tracciare questa linea dritta. Poi da questo punto sino al punto desiderato vado a tracciare delle linee oblique, dividendo questa parte restante in parti uguali. Quindi io ho diviso in questo modo, traccio. Attenzione. Poi traccio il centro di questa linea e vado a portare l'altra. Grazie.
in questo modo. Traccio una serie di triangoli che sono poi, non sono altro che queste varie pieghe che ho su di un lato. Tracciamo la prima linea dritta e poi iniziamo a dividere questa parte in parti uguali. Decidi tu quante divisioni vuoi fare e in base a quello decidi l'ampiezza. Dopodiché tracci una prima linea che va nella prima divisione e poi conseguentemente tracci altre linee calcolando il centro di ogni punto. In questo modo ricaverai una specie di zigzag e ad ogni punta, diciamo così, ad ogni punta risulta una nuova piega. Se noi guardiamo nel disegno, anche queste pieghe, queste balze, hanno una linea morbida di zigzag e quindi rifaccio lo stesso zigzag stilizzando un po' le pieghe. Ora, per avere il cartamodello finito, non dovrò fare altro che ricalcare in vari fogli prima la prima piega, che è questa, poi una seconda piega, che è questa, quindi rifacendo questo pezzo con il primo, poi rifacendo questo pezzo, poi rifacendo questo pezzo, rifacendo questo pezzo e rifacendo questo pezzo, cioè rifai prima un pezzo, poi l'altro, poi l'altro, in modo da avere tutti questi pezzi staccati. Ed ogni pezzo che andrai a rifare dovrà comprendere il precedente. Una volta tagliati tutti i pezzi, dovrai attaccarli con lo scotch, come ho fatto io, cioè primo pezzo, secondo pezzo compreso del primo, terzo pezzo compreso del primo e del secondo, quarto pezzo compreso del primo, del secondo, del terzo, quinto pezzo compreso del primo, del secondo, del terzo e del quarto, sesto pezzo compreso del primo, del secondo, del terzo, del quarto e del quinto, settimo pezzo compreso del primo, del secondo, del terzo, del quarto, del quinto, del sesto e settimo pezzo compreso del primo, del secondo, del terzo, del quarto, del quinto e del sesto. Allora, in questo modo avrai fatto il tuo cartamodello, che è questo. Allora, il jabot verrà attaccato con una listerella dove magari mettiamo i bottoni, quindi più ampio, in questo modo naturalmente verrà abbottonata la camicetta fino giù. Quindi avremo poi un altro jabot dalla parte opposta che verrà sempre attaccato alla finta e avremo questa sorta di drappeggio.
in tessuto, questo è semplicemente una prova, io avrò questo risultato. Lo jabot sarà fatto in questo modo, attaccato al sopra e attaccato in questo lato. Questo io lo lascerò volante se voglio, oppure lo attaccherò alla finta per abbottonare.